got this feeling inside my bones. I can't stop the, I can't stop the feeling. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. I feel good, good creeping up on you, so just dance, dance, dance. I can't stop the feeling. All those things I shouldn't do, but you dance, 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 dance. Ain't nobody leaving soon, so keep dancing. Speciale di Maro Live, buonasera, appuntamento serale per la presentazione del libro Higuaín Dica 36 di Massimiliano Gallo a cura di Francesca Leva, il libro che il napolista ha voluto dedicare all'epopea di Gonzalo Higuaín, che ha ripercorso tutte e 36 le tappe di questo storico traguardo. Verrebbe da dire Higuaín adesso Dica 94 dopo il colpo che sembra essere stato messo a segno dalla Juventus che porta appunto l'atleta argentino dalle file del Napoli alle file del club bianconero di Torino. Un buonasera da me, Vincenzo Cadendino, e da Erika Sito, mia fedele compagna di viaggio. Buonasera Erika. Presentiamo il nostro... Buonasera a tutti, buonasera. Sì, con noi questa sera abbiamo un grande giornalista, Guido Ruotolo, che si occuperà dei capi di accusa. Guido, sappiamo benissimo che prima di parlare dell'evento che c'è questo caso Higuaín che praticamente ha messo un po' l'amaro in bocca a tutti i tifosi, no? Sì, mi verrebbe da dire Higuaín chi, nel senso che ormai c'è rabbia, c'è dolore, c'è delusione per Higuaín, ma noi che amiamo il Napoli guardiamo avanti, dobbiamo guardare avanti e stiamo seguendo tutti con apprensione i tentativi del Napoli Calcio di comprare nuovi giocatori per fare sempre più forte la nostra squadra. Naturalmente noi stasera presenteremo questo libro del napolista, Higuaín Dica 36, che erano i gol fatti il campionato scorso, un libro che voleva celebrare Higuaín e che oggi si trova invece a dover fare i conti con una delusione Higuaín. Io farò il presidente del tribunale, quindi del processo, prima del processo non potrò parlare. Esatto, come qualsiasi giuria si deve tenere il più imparziale possibile. Infatti volevo illustrare quella che sarà appunto la dinamica. Dato il passaggio di Higuaín alla Juventus, ci troveremo stasera ad assistere davanti alle nostre telecamere ad un vero e proprio processo. Il dottor Ruotolo sarà il presidente della giuria, mentre poi invece avremo un'accusa e una difesa. E infatti chiamerei proprio l'accusa davanti alle nostre telecamere. Avvocato Claudio Botti, può raggiungerci per favore? Grazie mille, volevamo congedare il dottor Ruotolo e lo ringraziamo. Avvocato Claudio Botti, questa sera lei si ritrova a fare l'accusa, il pubblico ministero. Non diamo ovviamente delle anticipazioni su quelle che saranno le tematiche della presentazione, perché altrimenti avremo, come dire, perso tutto il gusto di assistervi, però... C'è un però, Higuaín comunque ha sbagliato, diciamo così. No, dico, come penso che ha spiegato Guido, siamo caduti male perché eravamo venuti qua per presentare un libro, per evitare di finire bruciati come le streghe in pubblica piazza. Abbiamo pensato di fare un processo simulato che, come sempre succede in questi casi, poi diventano delle provocazioni intelligenti per discutere di una cosa sulla quale in città e dovunque si discute e che naturalmente a noi come tifosi ci ha fatto molto intristire. Quindi io ho detto che avrei partecipato al processo a condizione che per la prima volta nella mia vita avrei indossato la toga di pubblico ministero, perché nonostante abbia difeso di tutto e di più, difendere Higuaín in questo momento non ce l'avrei proprio fatta. Certo, qualcosa di interessante però dobbiamo pur salvaguardare di questo libro, perché in prima pagina, nonostante, come dire, la tempistica inadeguata, in realtà questa si rivela molto pregnante per certi aspetti, perché la prima parola di questo libro è Juventino. No, il libro, secondo me, se i tifosi supereranno l'impressione di mettersi sul comodino del letto di casa una fotografia di Higuaín, secondo me non solo è profetico, ma anche su tutti molti temi dice quello che è opportuno continuare a dire. Io per esempio nel mio capitolo ho parlato del rapporto con Maradona, che era una cosa assolutamente impensabile, e i fatti hanno dimostrato che il paragone con Maradona non stava né in cielo e né in terra, perché siamo di
fronte a persone che hanno avuto un rapporto con la città e con la maglia assolutamente diverso. Quindi il libro conserva tutta la sua attualità, ci sono non solo i momenti profetici ma anche delle riflessioni che, anzi, quello che è accaduto ci dà ragione per quello che abbiamo scritto qualche mese fa. Potrebbe, secondo me, diventare addirittura un cimelio per certi aspetti, potrebbe essere l'ultima cartolina di un'epopea. Ma io lo dirò come esordio della mia requisitoria. I gesti d'amore, questo è un libro e un gesto d'amore, i gesti d'amore non prevedono ritorno, sono dei gesti solo andata e quindi come tale non ha una sua, diciamo, collocazione temporale, sarà valido anche fra anni per ricordare comunque una stagione straordinaria sua e del suo rapporto con la città e con la squadra. Perfetto, grazie avvocato, grazie pubblico ministero, anzi, e buona requisitoria. Arriva invece l'avvocato difensore, lo presentiamo, Erika. Sì, Vittorio Zambardino, giornalista che appunto si occuperà di difendere Higuaín. Beh, un'impresa ardua, potremmo dire. Impossibile e disperata, però ci dobbiamo provare. Noi non siamo solo la città delle lunghe vernacchie, come ho sentito in un video che gira in questo momento su internet. Siamo anche una città di gente civile che capisce che cosa muove un professionista, e lo so che è meno affascinante dell'eroe, però questo dobbiamo tentare di dire questa sera, io questo dirò. Credo che il tribunale sia un po' prevenuto. Attacchi, attenzione, vogliamo fare, non so, vogliamo rimuovere il giudice, vogliamo denunciare? Non lo so, nel senso che credo che se fossimo in un tribunale americano, poi soprattutto il pubblico mi sembra molto schierato, e quindi dobbiamo capire che è una situazione disperata, però speriamo che... Prego. Una pillola in difesa, giusto come anticipazione. Le parole di Diego Armando Maradona, che ha detto che non è mica tutta colpa di Higuaín, è anche la colpa dei presidenti che non investono. Grazie. Certo, no, io in realtà volevo comunque sottolineare una cosa, il racconto sportivo attraverso la letteratura forse esula comunque poi da quelli che sono i risultati, perché ce ne andiamo dal campo e andiamo in su un piano diverso, questo non è più, questo è un romanzo. Ma io le voglio fare, le rispondo con una domanda, ma non per maleducazione. Chi potrà mai dimenticare i 36 gol di Gonzalo Higuaín con la maglia del Napoli? Con la maglia del Napoli, questa è la questione, e quindi forse dovremmo... Infatti era proprio quello che dicevo, il fatto che sia diventato un romanzo e come se ormai riuscisse a renderlo, come dire, a liberarlo da quelle che sono le catene del risultato, dello stadio, del campo. Poi anche i grandi amori finiscono, se tornasse Diego Armando Maradona a Napoli forse dovremmo scoprire che non siamo più innamorati. Sicuramente non è un amore da fiaba con un lieto fine. Non è un amore da fiaba, no, però anche nelle fiabe ci sono i disastri e quelli che muoiono. Vabbè, ce lo siamo perso. Va bene, l'importante è non distruggerlo dentro di noi, no? E andare avanti. Perfetto, grazie avvocato, buon processo. Quindi Erika, siamo in chiusura di questa breve anticipazione, vi lasciamo fra poco, vedete già sul palco i personaggi. Sola. Prego. Erika. Un'aggiunta sola, sì, perché c'è un amico che leggerà alcuni passi del libro, che è il giornalista Paquito Catanzaro, che è un intenditore di calcio, quindi sicuramente saprà cimentarsi come si deve all'interno del libro. Perfetto, grazie mille Erika, vi lasciamo quindi alla presentazione di Higuaín Dica 36 a cura di Francesca Leva, redatto dalla redazione appunto del Napolista. Per il momento pubblicità, restate con noi per la presentazione. Dal 1904 produciamo olio extravergine di oliva, fedele alla nostra terra, fedele ai nostri valori, fedele ad una qualità costante, fedele alla tradizione, ma con lo sguardo verso il futuro. Il nostro olio non tradisce, mai. Olio basso, dal 1904, fedele nel gusto.
Camerette, camerette belle. Scusi, ma io volevo il cocco. Signora cara, il cocco è antico. Senta bene cosa dico. Quest'estate niente fette, meglio Mondo Camerette. Costa tutto la metà. L'interesse? Non ci sta. Non ci sta. Da Mondo Camerette solo a luglio c'è il 50% di sconto sull'acquisto delle camerette nuove e il finanziamento è senza interessi. Mondo Camerette, quello che vuoi tu. Ragazzi felici, genitori. Congressi e service, ideazione e organizzazione, location, faculty, accommodation, crediti ECM, video e live streaming, regia multicamera, riprese video in HD, live streaming dalle sale operatorie e dalla location congressuale, servizi giornalistici multilingue, formazione innovativa, video interattivi, progettazione e realizzazione di format cross-mediali, e-learning. Chiamateci per una consulenza gratuita. Rod Media News. Sviluppiamo business insieme. Sono davvero tantissimi. Vomitors. Collezionali tutti. Vomitors. In edicola da Job Toys. Signore e signori, buonasera e benvenuti qui da Piazza Madonna della Pace, qui a Di Maro, a quella che doveva essere la presentazione di un libro e però sarà, resta la presentazione di un libro. Il libro è il primo scritto dagli autori del Napolista ed è Dica 36, Fenomenologia del Pipita, dedicato al record battuto durante Napoli Frosinone da Gonzalo Higuaín, che resistiva da 66 anni, ovvero il record come maggior numero di marcature in un solo campionato di Serie A. Quel libro noi lo vogliamo presentare lo stesso, per sdrammatizzare, ovvero per cercare di dare, come dire, un'altra visione delle cose a questo momento un po' particolare legato al Pipita, abbiamo deciso di trasformare questa presentazione in un processo virtuale e simulato, e quindi in cui in qualche modo noi cercheremo di capire la posizione di Higuaín, analizzeremo la sua scelta e quello che è appunto il suo futuro, che comunque, come sembra, sarà in maglia bianconera. Presenterei, prima di iniziare, i nostri componenti del tribunale e comincerei dal nostro presidente, ovvero Guido Ruotolo.
Claudio Botti invece farà le veci di pubblico ministero. Poi abbiamo Vittorio Zambardino come avvocato difensore, Massimiliano Gallo, il direttore del Napolista, come testimone, e la serata sarà in qualche modo allietata, tra virgolette, anche dai reading di Pachito Catanzaro che abbiamo qui alla nostra destra. Detto questo, io vi lascio al nostro presidente e vi auguro una buona serata. Grazie mille. Juventino. Sì, Juventino. Lo confesso, recito il mea culpa. Ti avevo preso per Juventino, Gonzalo. Non so se l'ho pensato da sempre, ma l'ho pensato. E a un certo punto me ne sono quasi convinto. Ho immaginato più volte uno scambio di persona. Chissà chi si era divertito a invertire i destini. C'erano due pacchi. Uno diretto a Napoli, con dentro l'uomo simbolo del Boca. Il calciatore che la povertà l'ha vista in faccia e dentro il corpo. E che per non dimenticare se la porta in una cicatrice sul collo. Carlitos Tevez. E un altro diretto a Torino col calciatore che ha conosciuto solo due squadre, River Plate e Real Madrid. Chissà chi ha giocato con la corrispondenza, chi ha invertito le fascette, perché chi ha indossato quelle maglie può finire solo a Torino, da loro, la squadra dei padroni. Buonasera. Dichiaro aperta l'udienza nei confronti dell'imputato Higuaín Gerardo Gonzalo, detto il Pipita. Leggo i capi di imputazione. Capo A, alto tradimento per aver reiteratamente illuso e ingannato una città intera senza cambiarne l'amore e la fiducia ricevuta. Capo B, truffa continuata, perché con più azioni di un medesimo disegno criminoso attraverso artifici e raggiri consistiti nel cantare dopo ogni partita insieme al pubblico inno e cori come un giorno all'improvviso mi innamorai di te ed oggi come allora difendo la città, prometteva impegno e fedeltà mentre aveva da tempo deciso di andare a giocare altrove. Capo C, false comunicazioni sociali in concorso con i vertici della società sportiva Calcio Napoli per aver realizzato atti contrari al perseguimento dello scopo sociale, vittoria dello scudetto e consolidamento delle posizioni di vertice in Italia e in Europa. Capo D, abuso della credulità popolare per aver lasciato intendere di essere capace e desideroso di diventare l'erede di Diego Armando Maradona nel cuore dei tifosi e nella storia della squadra della città. Capo E, danneggiamento o deturpamento delle bellezze naturali per essersi con imperizia e imprudenza tuffatosi da un motoscafo nelle acque dell'isola di Capri ed aver provocato gravi danni al fondale scoglioso. Reati tutti aggravati dall'aver scelto di proseguire la sua carriera nella Juventus, squadra da sempre ostile e rivale del Napoli, con una tifoseria razzista e intollerante, per giunta recentemente coinvolta da indagini della Procura di Torino per collegamenti con le proiezioni piemontesi dell''ndrangheta calabrese. Adesso, prima di dare la parola per la requisitoria al pubblico ministero, sospendo l'udienza per alcuni minuti. Thank you.
1894 sappiamo cosa vuoi di più dalla vita. Un lucano. Stiracchioni! Stirari, stirari, stirari! Stiracchioni, oni, oni! Stirari, stirari, stirari! Loro cambiano colore nella mano e anche fuori! Stiracchioni, oni, oni! In edicola da Jav Toys. Dal 1904 produciamo olio extravergine di oliva. Fedele alla nostra terra, fedele ai nostri valori, fedele ad una qualità costante, fedele alla tradizione, ma con lo sguardo verso il futuro. Il nostro olio non tradisce, mai. Olio basso, dal 1904, fedele nel gusto. Camerette, camerette belle! Scusi, ma io volevo il cocco! Signora cara, il cocco è antico! Senta bene cosa dico! Quest'estate niente fette, meglio Mondo Camerette! Costa tutto la metà! L'interesse? Non ci sta! Non ci sta! Da Mondo Camerette, solo a luglio, c'è il 50% di sconto sull'acquisto delle camerette nuove e il finanziamento è senza interessi! Mondo Camerette, quello che vuoi tu! Ragazzi felici, genitori! A questo punto, letti i capi di imputazione, do la parola al pubblico ministero Claudio Botti per la sua requisitoria. Prego. Grazie. Egregio signor Presidente, il libro è la prova documentale e indiscutibile della responsabilità dell'imputato Higuain. Napoli è città di amore. E chiunque ama vive sempre il rischio del tradimento. In questo caso il tradimento c'è stato, è stato un tradimento che ci ha molto ferito, ma il libro che lei dovrà acquisire al fascicolo del dibattimento è un gesto d'amore. I gesti d'amore non prevedono restituzione e ancora una volta dimostra
lo stato d'animo e il modo di essere di una città. I tifosi non sono dei commercialisti e quindi a mio avviso non hanno né obblighi né necessità di ragionare sulla circostanza che questa operazione sia stato un affare. Questi sono problemi di altri. I tifosi hanno il diritto dovere di vivere fino in fondo il loro dispiacere, la loro delusione e il loro rammarico. Io penso che Higuaín doveva sapere e capire che il calcio è attraversato da un'antica questione meridionale. Se lui non aveva gli strumenti per comprenderlo, certamente qualcuno gliel'avrà spiegato in questi 3 anni a Napoli. Higuaín se n'è fregato e ha deciso e scelto il denaro o una aspirazione di vittoria. Vicino a Higuaín, e come lei ha letto nel capo di imputazione, vi è un concorso da parte di chi questa società l'ha gestita, la gestisce. È in qualche modo una posizione certamente collaterale, ma è una posizione che ha delle sue responsabilità, perché il calcio Napoli non ha avuto mai la forza e la voglia di attrezzare una società degna di questo nome, di attrezzare una società capace di gestire le necessità di una piazza come Napoli e soprattutto una società che non ha mai voluto rischiare niente. Quello che è accaduto 2 anni fa con il preliminare di Champion che il Napoli perse a Bilbao è la prova provata che in qualche modo, se non si rischia, è molto difficile che poi non accada quello che è accaduto negli anni. Uno dei capi di imputazione parla dell'abuso della credulità popolare. Qualcuno aveva in qualche modo immaginato, creduto, pensato che veramente vi potesse essere un passaggio di testimone fra Higuaín e Maradona. Io personalmente non ci ho mai creduto. Il libro che ancora una volta io utilizzerò e lei soprattutto dovrà utilizzare come prova fondante della colpevolezza di Higuaín non ha mai creduto a questo possibile passaggio di testimone. Questa è la rappresentazione di un altro grande momento di tradimento di Higuaín. È la fine in qualche modo del calcio delle bandiere, del calcio delle bandiere, del campanile che i tifosi amano moltissimo. D'altronde Maradona lo ha detto sempre, venne chiamato dall'avvocato Agnelli e gli disse: c'è un assegno in bianco, vieni da me e metti la cifra di questo assegno. Diego non prese proprio in considerazione questa eventualità e questa possibilità, dicendo che avrebbe potuto giocare in Italia solamente nel Napoli. E allora io certamente le chiedo e le posso chiedere l'affermazione di responsabilità per tutti i capi di imputazione, per il capo che riguarda il tradimento, per le ragioni che le ho detto, la truffa. Che senso ha avuto per tutto l'anno ripetere con frasi, con gesti, con atteggiamenti una sorta di promessa implicita nei confronti di una città che gli ha restituito la capacità e la possibilità di essere un grande calciatore? Higuaín è venuto qui come lo scarto del Real Madrid, era un signor nessuno, questa città gli ha dato la forza e la possibilità di diventare il centravanti più forte del mondo. E allora io non penso che il pubblico ministero, per chiederle di affermare la responsabilità penale per tutti i capi di imputazione, per lui e con il concorso della società nei modi e nei termini in cui gliel'è esposti, io vorrei concludere ricordando Sciascia, perché mi sembra che la frase di Sciascia in questo caso calza a pennello.
Sciascia divideva la categoria umana in tre grossi macro gruppi: gli uomini, gli ominicchi e qua qua qua. Diego Maradona sicuramente uomo, scegliete voi Higuain se lo vogliamo qualificare ominicchio o qua qua qua. Questo al pubblico ministero poco conta. Ritengo di poterle chiedere pertanto l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. Bene. Nel libro Higuain dica 36, il direttore del Napolista Massimiliano Gallo profeticamente ipotizzava che Higuain fosse juventino. A noi in questo processo preme accertare se questa sia stata solo un'ipotesi o se Gallo abbia ricevuto informazioni sul caso, il che lascerebbe supporre l'esistenza di un piano preordinato, insomma di un complotto. Gallo, ci spieghi come ha saputo che Higuain era juventino. Presidente, buonasera. Le spiego subito. Ce l'aveva scritto in faccia. Ce l'ha sempre avuto scritto in faccia. Un calciatore, e io adesso lo dico perché l'ho scritto in questo libro. Abbiamo scritto un mese e mezzo fa, subito dopo il record di 36 gol che giustamente andava omaggiato e celebrato. La prima parola di questo libro non a caso è juventino. Un calciatore che gioca solo in due squadre, nel River Plate e nel Real Madrid, figlio di una pittrice, dell'alta, è un alto borghese, è un calciatore che ha sempre giocato nelle squadre principe, è sempre stato nelle squadre dei padroni, il River Plate e la Juventus dell'Argentina, così come il Real Madrid e la Juventus della Spagna. Io non riesco a capire come sia possibile aver scambiato in qualche modo, non dico scambiato Higuain per Maradona, ma in qualche modo aver accostato Higuain a Maradona. Per carità, è un grande campione, quest'anno ci ha fatto sognare, ma lui ce l'ha avuto scritto in faccia sin dal primo giorno, sin da quando aveva quel volto che non si può dire scocciato, si può dire sfasteriato, quando era all'aeroporto di Roma, quando arrivò insieme con Pepe Reina. Higuain è sempre stato abituato ad essere la ciliegina sulla torta, è sempre stato un calciatore da nouvelle cuisine, da gastronomia raffinata, non è un calciatore in grado, cioè noi a Napoli abbiamo, per carità, abbiamo una cucina, come dire, che è anche pizza fritta e cicoli. Ci vuole un po' di forza, ci vuole la capacità di reggere una squadra, di trascinare la squadra. Higuain non ce l'ha mai avuta. Il primo match clou del primo anno, Roma-Napoli, in cui noi ci giocammo una fetta dello scudetto, a fine anno Benitez sostenne che con quella sconfitta fu determinante psicologicamente per il Napoli. Higuain non la giocò perché ebbe un lieve risentimento alla coscia, lui si spaventò, si intimorì e non giocò, così come non aveva giocato la partita precedente a Marassi a Genova. Quando noi perdemmo con l'Arsenal, cioè vincemmo con l'Arsenal ma sfumò la qualificazione in Champions League, lui si mise a piangere, è vero, ma fu un pianto perché lui capì di essere arrivato in una città, in una squadra che non lo avrebbe trascinato. Lui è abituato a stare in un... Lui può, come dire, era lui che doveva trascinare il Napoli, non il Napoli che doveva trascinare lui. E quindi per me Higuain è sempre stato un calciatore che io, cioè non ho prove documentali, ma per me è sempre stato un calciatore della Juventus. Poi ci sono state delle grandi eccezioni, per carità, non solo quest'anno, ma anche il secondo anno a Doha, quando lui trascinò il Napoli a una grande vittoria, l'ultimo trofeo del Napoli proprio contro la Juventus. Però fatta eccezione per quella partita, ogni qualvolta Higuain ha dovuto caricarsi la squadra sulle spalle, è venuto meno. Cioè il secondo anno, se noi abbiamo fallito la qualificazione in Champions League, è anche per tre rigori decisivi sbagliati da Gonzalo Higuain. Quando ci fu la qualificazione persa alla finale di Coppa Italia, è anche perché lui sbagliò una serie di gol e fu la famosa serata in cui De Laurentiis parlò di città rapace. Così come nella semifinale col Dnipro. Cioè un calciatore forte, un grande campione, ma per la definizione di fuoriclasse che ha dato Rino Tommasi, cioè colui il quale riesce a fare un colpo vincente nei momenti decisivi, Higuain non è un fuoriclasse. E non è uno che scalda il cuore, cioè non è Diego Maradona. Maradona era uno che,
la famosa frase a una cena di gala si arriva un pallone col infangato, Maradona lo stoppa di petto e Platini lo scansa. Beh, anche Higuaín lo scansa. Infatti è finito alla Juventus. Quindi io non ho prove documentali, ma non mi sono mai innamorato. Anche per questo, diciamo, ho salutato certamente con dolore la partenza di Higuaín, anche perché va alla Juventus, però non mi ha lasciato una ferita che sicuramente sarà rimarginabile. E adesso diamo la parola alla difesa del calciatore, a Vittorio Zambardino. Però prima diamo la lettura. Qui a Napoli, dove pure si è ambientato molto bene, Gonzalo ha scelto il low profile e se proprio gli scappa di ascoltare la musica che gli piace, di fare quattro salti, sceglie qualche locale fuori mura, a Portici, per dirne una. Sono meno affollati e più vivibili di quelli della Movida di Chiaia e di Posillipo. I napoletani che rispettano la privacy di un loro idolo, detta così, è una notizia da prima pagina, solo per chi non conosce a fondo il carattere dei napoletani, ai quali piace la muina, ma istintivamente riescono a percepire quando è giusto abbassare i toni. Con Diego e con Lavezzi invece era tutt'altra roba. Spesso non degna di essere raccontata, ma il Pipita ha saputo meritarsi il rispetto che gli viene riconosciuto. Sentite, io ci metto poco, però prima fatevi dire una cosa. A me chi mi dà dello Juventino poi deve fare ammazzate con me, quindi vi vorrei dire che io ho visto siccome sono vecchio, la mia prima partita del Napoli nell'aprile del 1965, Napoli Potenza, nel Napoli non giocava ancora Canè, giocava in porta, c'era un Claudio Bandoni che nessuno si ricorderà. Questo per dire di me. Ma veniamo a Higuaín, l'uomo discreto, l'uomo che voleva piacere a una città di gente che ama la discrezione. Traditore, come dice il primo capo d'accusa, Diego Armando Maradona qualche giorno fa ha detto: mi dispiace che Higuaín vada da una rivale diretta del Napoli come la Juventus. Non si può neanche dare la colpa solo al giocatore, lo dice Maradona. Perché, dice Maradona, il giocatore ha le sue responsabilità, ma i più felici sono sempre quelli che fanno gli affari. Nessuno pensa ai tifosi. Sono stanco di dire che oggi è più importante avere un buon imprenditore che un buon presidente. Questo non accadeva ai miei tempi. Peccato che la FIFA continui a dormire. E già, la FIFA continua a dormire. Perché noi abbiamo assistito ad uno scippo. Dice, ma la borsa scippata era d'accordo a essere scippata? Sì, e appunto di questo stiamo parlando. Ma perché era d'accordo a essere scippata la borsa? Ancora Diego Maradona, 9 giugno 2016, Corriere dello Sport. Napoli è sempre nel mio cuore, dice Maradona. Dice, Higuaín deve rimanere a Napoli, diceva Maradona il 9 giugno. Se De Laurentiis caccia i soldi e fa una grande squadra, possiamo finalmente dire a Juve, Inter e Milan, Diego si è un po' distratto, a Inter e Milan abbiamo già detto tutto quello che c'era da dire, e a qualsiasi altra grande squadra, che per lo scudetto ci siamo anche noi. Allora non lo condanna neanche Diego Maradona, e noi invece ci prepariamo a condannarlo. Su internet c'è una pernacchia fatta a lui che dura 30 secondi. Questo signore era degno di cantare al San Carlo, perché c'ha un fiato che dura, cioè è una cosa che ti stanchi di ascoltarla. Alto tradimento. E quando è che lui ha detto seguitemi e vincerete, come fece Diego? Non l'ha mai detto, perché come dice Massimiliano Gallo, lui non è un leader, ma era un giocatore di 36 gol. Oggi il presidente del mio club, Napoli Club, Maurizio Criscitelli, Club Bologna, ha detto: però negli annali del calcio rimarrà scritto 36 gol Higuaín Napoli. Quello rimane, perché nello sport i record rimangono. E Higuaín l'ha fatto con la maglia del Napoli. Vabbè, i capi di imputazione ci siamo perduti. Ah no, ecco qua. Truffa continuata
Perché praticamente cantava con il pubblico. E che doveva fare? Doveva piangere. Cantava con il pubblico, ma non ha mai detto non vi lascerò mai. Qua c'è un equivoco, cari miei, anche con il mio fratello Claudio Botti, che poi fa sempre l'avvocato difensore lui, io gli sto rubando il mestiere. Le bandiere, il cuore, la passione sono di noi tifosi. I giocatori sono professionisti. I giocatori, io che ne per nare, non giocano per la bandiera, soprattutto se non sono... Un ragionamento del genere noi lo potremmo fare con Insigne. Se Insigne domani se ne andasse alla Juventus, a Rassusie, come si diceva quando ero piccolo, o al Milan o all'Inter, si potrebbe dire hai tradito la tua città. Ma anche Insigne potrebbe rispondere io lo faccio per lavoro. E quanti di voi, se potessero avere invece che 2.000 euro al mese, 5.000, direbbero no, non mi interessa. E dobbiamo anche ragionare con il portafoglio degli altri. Allora, la passione è la nostra. E tant'è vero che Massimiliano Galli, io l'ho conosciuto perché lui andava alle trasferte del Napoli in Serie C. Allora questa è la passione, questo è il cuore. Andare a Lanciano, ci sei andato a Lanciano? A vedere Lanciano, no, andare a Gela. Ci sei andato a Gela no, 0-0 a Gela, 0-0. Oh, con il Napoli e di Reia. Questa è la passione e il cuore, ma non è la professione dei giocatori. Maradona è un caso a parte. Maradona è Michelangelo Buonarroti, Maradona è il Leonardo da Vinci del calcio, è nata cosa, non è paragonabile ai giocatori normali. Non si può pretendere a un ottimo disegnatore di essere Leonardo da Vinci, perché non lo è. È come dire a me devi essere magro, è una richiesta che non si può soddisfare. False comunicazioni sociali perché prometteva lo scudetto. No, lo scudetto qua lo ha promesso De Laurentiis, non Higuain, perché Higuain, essendo un giocatore, ha sempre saputo che prima per vincere lo scudetto bisogna vincere le partite. E io ho negli occhi l'Higuain di Udine, l'Higuain disperato, isterico, nervoso, che si fa venire una crisi perché capisce che è finita. Quella è la sua disperazione. A quel punto forse Higuain avrà detto a suo fratello, che comunque non è una persona per me stimabile, forse è meglio che ce ne andiamo. Poi certo, nel momento in cui entrano in gioco i soldi, sono le squadre dei padroni che vincono, perché noi anche con i 90 milioni di Higuain rimaniamo la squadra dei pezzenti. E ancora, vabbè, sul danneggiamento degli scogli di Capri mi rimetto alla clemenza della corte, diciamo, perché su Pauriel, vabbè, si è tuffata, non conosceva il fondo, c'era una signorina vicino a lui, si era distratto, voleva fare l'homme positiva e ha sbagliato il tuffo. Non è un male, avanti, perdonami, è comunque una contravvenzione. Reati aggravati, sì, va bene, io sono d'accordo che la Juventus fa schifo e i suoi tifosi ancora di più, ma lui ha fatto solo il suo mestiere. Allora io vi chiedo questo, vi chiedo in nome della nostra civiltà di non odiarlo, perché in quel film, in quel video in cui c'è il pernacchio si vede anche che lo chiamano cesso, lota e in tutta una serie di altre cose, Napoli Granda Lota, eccetera. Io vi chiedo invece di non odiarlo, di essere l'espressione di una Napoli civile che dice ci hai fatto un brutto di... come quando un innamorato o un'innamorata ci lascia, mi hai fatto soffrire, Avvocato, ma ti perdono. Stringa, per favore. Immediatamente, mi hai fatto soffrire, lo dobbiamo assolvere, non per lui che ha fatto una scelta di interesse, ma per noi, per rimanere noi una grande città civile. Dichiaro chiuso il dibattimento, sospendo il processo per emettere la sentenza tra pochissimi minuti. Rimanete per la sentenza. Thank you.
Dal 1894 sappiamo cosa vuoi di più dalla vita. Un lucano! Stiracchioni! Tira di stira di stira! Stiracchioni, oni, oni! Tira di stira di stira! Loro cambiano colore nella mano e anche fuori! Stiracchioni, oni, oni! In edicola da Jav Toys! Dal 1904 produciamo olio extravergine di oliva. Fedele alla nostra terra, fedele ai nostri valori, fedele ad una qualità costante, fedele alla tradizione, ma con lo sguardo verso il futuro. Il nostro olio non tradisce, mai. Olio Basso, dal 1904, fedele nel gusto. Camerette, camerette belle! Scusi, ma io volevo il cocco! Signora cara, il cocco è antico! Senta bene cosa dico! Quest'estate niente fette, meglio Mondo Camerette! Costa tutto la metà! L'interesse? Non ci sta! Non ci sta! Da Mondo Camerette, solo a luglio, c'è il 50% di sconto sull'acquisto delle camerette nuove e il finanziamento è senza interessi! Mondo Camerette, quello che vuoi tu! Ragazzi felici, genitori! In nome di un popolo educato e generoso che lo aveva accolto come un figlio prediletto e che per la sua improvvisa fuga si ritrova in uno stato di angoscia e depressione perché, cito la storia infinita, la gente ha rinunciato a sperare dimenticando i propri sogni, condanna Higuaín Gonzalo Gerardo, detto il Pipita. Prego silenzio, se no sgombro l'aula. Ha una vita senza emozioni, di vittorie solo sfiorate,
o comunque dal sapore metallico, prive del calore del nostro popolo, del tifo caldo e gioioso dello stadio che fu di Diego Armando Maradona. Condanno Higuaín a essere costretto ad alzarsi ogni mattina nella luce brumosa del Piemonte, tormentato dalla nostalgia della vista del Golfo, e lo condanno altresì alle seguenti pene accessorie: di non poter mangiare più mozzarella di bufala a temperatura ambiente, ma solo fredda e conservata in frigorifero; di non potersi più bagnare nelle acque di Capri, dovendosi accontentare delle grigie acque del Lungo Po. Condanna altresì i vertici del Calcio Napoli per il reato di cui al capo C, a organizzare e attrezzare le strutture societarie in modo adeguato ad una grande piazza, a comunicare sempre con la stampa e i tifosi in maniera veritiera e puntuale, e soprattutto a investire in calciatori i soldi delle clausole fino all'ultimo euro. Così deciso in Di Maro, e con questo dichiaro chiuso il processo. Higuaín, da stempiato, è diventato completamente calvo e corpulento. Veste di nero come un tempo quando si stava a lutto, con gli occhiali affumicati e una barba non del tutto bianca. Mi racconta che col passare degli anni è diventato molto religioso, crede di avere un patto segreto col Signore, che lo esenta dal dire la verità in cambio di preghiere e devozione. Perciò ho spesso mentito sul motivo che mi spinse a lasciare Napoli nel 2016. Ma se lei è venuta fin qui, le devo rispetto. Oggi posso farlo, sdraiato in questa mia marginalità. Mi ha detto che si chiama Elena, vero? Ecco, Elena, perché sarei dovuto rimanere a Napoli? Questo è il punto. Questa è la domanda che lei deve porsi. Non ero mai stato meglio in un altro posto. Nessuno mi aveva mai amato tanto. Ma io facevo il calciatore, non l'innamorato. Il calcio, quel calcio, aveva le sue regole, le sue abitudini, pretendeva il rispetto di un codice, i contratti, i milioni, il successo. L'amore ne ha un altro. Insieme le due cose non possono stare. Lei sa cosa dice Borges? Gli rispondo che Borges dice tante cose, certe volte troppe. Borges diceva che innamorarsi è dar vita a una religione il cui Dio è fallibile. Se mi fossi innamorato di Napoli, non avrei fatto bene il mio mestiere. Avrei escluso dal mio orizzonte tutto il resto: i milioni, i contratti, il successo. Quando andai via, quando vennero a pagare la famosa clausola di 94 milioni, sapevo bene che non avrei trovato altrove quello che lasciavo. Ma sapevo che dovevo lasciare quel che avevo. A Napoli, presto, sarei diventato soltanto Gonzalo, come Maradona è stato soltanto Diego. Ma io volevo essere completo, volevo essere Gonzalo e Higuaín, volevo essere tutto. Volevo la passione, ma pure l'indifferenza, l'ingordigia dei sentimenti e la sua avarizia. Non è vero che il gol ti unisce alla folla, il gol dalla folla ti divide. Ti mette nella condizione di essere adorato. Sono andato via da Napoli perché non ho avuto le palle per essere felice. Non mi bastava.
Vabbè, noi siamo dei cattivi promoter, ma per chi volesse acquistare il libro è in vendita lì al... Se lo volete comprare, se non lo volete comprare non lo comprate. Camerette belle! Scusi, ma io volevo il cocco! Signora cara, il cocco è antico! Senta bene cosa dico! Quest'estate niente fette, meglio Mondo Camerette! Costa tutto la metà! L'interesse? Non ci sta! Da Mondo Camerette solo a luglio c'è il 50% di sconto sull'acquisto delle camerette nuove e il finanziamento è senza interessi! Mondo Camerette, quello che vuoi tu! Ragazzi felici, genitori! Road Media News, congressi e service, ideazione e organizzazione, location, faculty, accommodation, crediti ECM, video e live streaming, regia multicamera, riprese video in HD. Live streaming dalle sale operatorie e dalla location congressuale. Servizi giornalistici multilingue. Formazione innovativa. Video interattivi. Progettazione e realizzazione di format cross-mediali. E-learning. Chiamateci per una consulenza gratuita. Road Media News. Sviluppiamo business insieme. Dal 1894 sappiamo cosa vuoi di più dalla vita. Un Lucano! Dal 1904 produciamo olio extravergine di oliva. Fedele alla nostra terra. Fedele ai nostri valori. Fedele ad una qualità costante. Fedele alla tradizione, ma con lo sguardo verso il futuro. Il nostro olio non tradisce. Mai. Olio Basso, dal 1904, fedele nel gusto. Vomitors! Vomitors! Strizzali, spremi, Vomitors! Sono viscidi e brutti, sono davvero tantissimi! Vomitors! Collezionali tutti! Vomitors! In edicola da Jav Toys!
questo, però... E rieccoci, ben ritrovati con Di Maro Live, l'appuntamento serale con lo speciale sul ritiro del Napoli sul canale 611 del Digitale Terrestre. Siamo qui in una location particolare questa sera perché abbiamo appena presentato il libro a cura della redazione del Napolista. Abbiamo al nostro fianco Massimiliano Gallo che ha contribuito a questa fatica a cura di Francesca Leva, Higuain dica 36. Massimiliano Gallo, buonasera. Buonasera. Ecco, abbiamo assistito a quello che è stato un processo, possiamo dire, a Gonzalo Higuain, perché siamo passati da un Higuain dica 36 ad un Higuain dica 94 nell'arco di poche ore. Sì, è stato un processo ovviamente, come dire, ironico, è stato un modo per presentare il libro e anche per far capire che in questo libro era un elogio di Higuain, ma è anche un elogio critico di Gonzalo. C'è chi come me lo ha sempre considerato juventino, c'è chi invece ha scritto un'intervista a lui 88enne che rivelava che andava via da Napoli, perché andava via da Napoli nel 2016. Certo, la clausola, questa partenza di Higuain ha un po' spiazzato, nessuno si aspettava che la Juventus potesse pagare i 94 milioni della clausola, però io non mi sono mai innamorato di Higuain, quindi per me è un po' più semplice. Vederlo con la maglia della Juve sicuramente non è bello, però il calcio continua, cioè a Napoli il calcio è continuato senza Maradona, quindi proseguirà tranquillamente senza Higuain. E già le voci di mercato di oggi ci danno l'idea, al di là di come finirà, di un Napoli comunque vivo sul mercato. Ci sono altri centravanti oltre Higuain e il Napoli secondo me resterà una squadra competitiva. Come è andato il processo? Sono molto curiosa di saperlo e credo che infatti intervistato nel pre-presentazione l'avvocato difensore, il pubblico ministero, il giudice, quindi come dire, raccontaci un poco, facci un po' di cronaca giudiziaria, ecco, in questo caso. Higuain è stato accusato di alto tradimento, diciamo, di tradimento nei confronti di Napoli e del pubblico per aver cantato, per aver fatto credere, diciamo, che lui potesse essere l'erede di Diego Maradona. E qualche responsabilità è stata individuata anche nella società Calcio Napoli, che non ha messo su un progetto adeguato alle esigenze di Higuain. E il centravanti poi è stato difeso da Vittorio Zambardino e c'è stata una mia testimonianza, perché io gli do dello juventino, quindi il giudice voleva sapere se io, diciamo, sapessi qualcosa in anticipo. Alla fine Higuain è stato condannato, ovviamente è stato condannato a vivere con tristezza a Torino, a sfiorare solo le vittorie o comunque ad assaporare il sapore metallico di una vittoria con la Juventus e soprattutto a mangiare la mozzarella fredda in frigorifero a Torino, quindi è stato un gioco da parte del... importante una pena importante quella a cui è stato condannato Gonzalo Higuain. Io volevo tornare proprio sulla domanda che ti ha fatto il giudice, quindi come hai fatto a capire, a intuire i tratti caratteristici, c'è nel tuo passaggio, nel libro, una differenza, un parallelo tra Gonzalo Higuain e Carlitos Tevez, che poi, volendo tornare alla cronaca di mercato moderna, è un nome che è stato accostato proprio a Napoli. Qual è la differenza tra i due calciatori? Come hai fatto a capire, insomma, che Gonzalo Higuain era adatto alla Juventus? Ma è la storia, nel senso che Higuain aveva giocato solo nel River Plate e nel Real Madrid. Aveva giocato solo nel River Plate e nel Real Madrid, che sono rispettivamente la Juventus dell'Argentina e della Spagna. Io per esempio nella reazione di Udine di Higuain, io ci vedo anche una sua disabitudine a giocare con gli arbitri contro, cioè Higuain è sempre stato nelle squadre dell'aristocrazia del calcio. Carlitos Tevez invece sì, è stato al Manchester United, però è un calciatore simbolo del Boca Juniors, è tornato al Boca Juniors, è un uomo del popolo, ha avuto un'infanzia tremenda, viene da una famiglia povera, si è salvato per miracolo. Higuain è figlio di una pittrice, di un calciatore, ma comunque è un alto borghese e quindi come tale secondo me l'ho sempre visto poi un calciatore fortissimo, però non un trascinatore. Carlitos Tevez è sicuramente un trascinatore, secondo me a
Napoli abbiamo bisogno più di trascinatori. Detto questo, lui è stato un'eccezione, cioè a Napoli Higuaín è stato un grande campione. Quindi io in questo libro gli ho chiesto scusa, cioè gli ho chiesto guarda, ti chiedo scusa perché io te l'avevo considerato sempre uno juventino e invece tu mi hai smentito. Alla fine in realtà non è che mi ha smentito totalmente, sì. Max, volevo chiederti appunto proprio riguardo questo. Alla fine Gonzalo ti ha smentito, però diciamo te lo aspettavi un poco. E, non lo so, però volevo chiederti come ti è nata l'idea di voler raccontare questa storia, perché 36 gol, è vero che non arrivano tutti gli anni, il record passato è quello di Nordahl, però perché proprio un alto borghese poi ti ha spinto ad un racconto, che il racconto sportivo poi con tutte le peculiarità di, in tal senso? Prego. Ma perché secondo me noi a Napoli siamo tendiamo un po' troppo a denigrare noi stessi, a volte non ci rendiamo conto degli aspetti positivi e quindi noi come napolista abbiamo voluto celebrare un record che è storico, cioè era 60 anni che c'era questo record di Gunnar Nordahl, quindi cioè Gigi Riva non l'ha battuto, tantissimi calciatori, Crespo, lo stesso Maradona, Van Basten, quindi dopo 60 anni riuscire a infrangere un record storico per il calcio italiano, secondo noi del napolista andava celebrato, andava omaggiato. E quindi con questo libro gli autori, tanti autori del napolista, abbiamo coinvolto anche il direttore del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, Paolo Giulierini, che è un toscano che ricorda Sarri, poi anche padre Antonio Loffredo, perché comunque questo è anche un libro in beneficenza, i diritti d'autore sono devoluti alla Fondazione Comunità San Gennaro, alla sanità di padre Antonio Loffredo. Quindi abbiamo voluto con una serie di interventi comunque ricordare un aspetto positivo, perché secondo me questo anche in questo ritiro è avvenuto in questi giorni, Napoli tende a guardare solo a evidenziare gli aspetti negativi, mentre invece noi abbiamo una squadra forte, abbiamo avuto un centravanti che ha segnato 36 gol, abbiamo una squadra che adesso va in Champions League ed è in seconda fascia. Secondo noi anche le cose positive vanno sottolineate, siamo un po' carenti a Napoli da questo punto di vista. Beh, una domanda che mi hanno posto diversi tifosi è che, guarda, mi dicevano, io non giudico il Pipita per il fatto che sia andato alla Juve, ma il modo, tu che ne pensi del modo in cui ha effettuato questo passaggio? Il modo è stato spiacevole, cioè lui è scappato quasi come un ladro, se n'è andato, non ha detto una parola, le uniche parole le ha lasciate al fratello, l'ultima parola che lui ha detto è stata in Coppa America, i napoletani devono stare tranquilli, come si dice a Napoli, aveva il mariolo in corpo, avrebbe potuto farlo diversamente, sicuramente il modo offusca un poco i suoi 3 anni a Napoli. Non dico questo record, però certo, ma vederlo, cioè andare alla Juventus, secondo me è anche il passaggio di un calciatore che ha compreso poco di Napoli, perché lui poteva andare in qualsiasi altra squadra, ma non è mai praticamente mai capitato, sì Quagliarella, ma Quagliarella non era Higuaín, lo stesso Altafini è andato a fine carriera, di Zoff ancora se ne parla, ma fu uno strappo, cioè il Napoli lo vendette per soldi. Non credo che Rinaldo possiamo annoverarlo, come nemmeno ce lo ricordiamo che è passato dal Napoli alla Juventus. E pazienza, certo, pazienza. Esatto, Oscar Damiani ce ne stanno ricordando. Nessuno, diciamo, a livello di Ferrara, Guaini. Ferrara, Ciro Ferrara che si giustificò con però Maradona. Però Ciro Ferrara si giustificò perché il Napoli era un Napoli diverso, economicamente non reggeva più. Quindi era questa la giustificazione, fu un sacrificio quello di Ferrara. No, il modo è, il modo ancora mi offende, diciamo, non è stato un bel modo, ma infatti io credo che sarà una ferita che non si ricucirà, non sarà possibile ricucire la ferita con Max, Higuaín. Perché poi proprio la Juve? Scusami se ti interrompo, c'era l'offerta dell'Arsenal che abbiamo saputo che era arrivata, l'Atletico Madrid non era stata accettata, però forse si poteva andare avanti. Lo stesso Chelsea è ancora alla ricerca oggi di un attaccante. Higuaín ha preferito restare in Italia, andare dagli acerrimi nemici,
però non andare invece all'estero dove magari la pillola sarebbe stata più dolce. Ma io credo che, non so se l'Arsenal però era disposto a pagare la clausola. No, l'Arsenal, l'offerta dell'Arsenal, come sappiamo, è quella di 70 milioni più 20 milioni di Giroud. E forse il Napoli, ecco, non era così duro in questo caso. Alla Juventus pretendeva il pagamento di tutta la clausola rescissoria, non poteva fare altrimenti. Con l'Arsenal forse sarebbe stato un tantino più malleabile. Guarda, io credo che De Laurentiis abbia fatto bene a pretendere il pagamento della clausola. Io credo che, non so, in questo sono molto fortemente minoritario, ma aver costretto la Juventus a pagare più di 94 milioni per un calciatore di 29 anni, a stravolgere la politica aziendale della Juventus, che fin qui aveva speso al massimo 50 e passa milioni per Buffon, a dare a lui un ingaggio di 7 milioni e mezzo, perché ricordiamo che al momento Buffon ne percepisce 4, Pogba che stanno per vendere 4 e mezzo. A me, secondo me, contribuire a far svenare la Juventus per Higuain mi sembra una scelta intelligente. Se volete Higuain dovete pagare. Meglio i 94 alla Juventus che i 70 all'Arsenal. Sì, per me sì. Max, io volevo fare un viaggio nel tempo, non agli 88 anni di Gonzalo Higuain, ma forse di un anno. Tu scrivi nel tuo racconto che Gonzalo in una grande capitale europea si sarebbe trovato male. Torino non è capitale, ma insomma è come se lo fosse da questo punto di vista. Come sarà la vita di Higuain a Torino e soprattutto nella Juventus, in questa Juventus? Ci piace credere che, insomma, che ne subirà le conseguenze, il peso, la pressione, così è, o è semplicemente la speranza di un innamorato tradito? Vabbè, Higuain è abituato a stare nelle grandi squadre, quindi è stato a River, è stato a Real Madrid, sa come funziona. Sicuramente subirà delle pressioni a lungo termine, le pressioni che poi lui non ha retto a Madrid. Io credo che o Higuain fa un salto di qualità, cioè Higuain è un grande campione, segnerà 30 gol secondo me in questa stagione con la Juventus. Il punto è quello che farà Higuain nei momenti decisivi. A Madrid, diciamo, ha fallito tra virgolette, altrimenti non gli avrebbero preferito Benzema. Non so a Torino se riuscirà a reggere la pressione mentale. Da questo punto di vista, perciò io dico che io considero la cessione di Higuain per 95 milioni alla Juventus un affarone per il Napoli, ma non lo dico solo io, l'ha detto Ottavio Bianchi questa mattina intervistato dal Mattino. Capisco che possa far male, però poi quello che farà Higuain a Torino, io credo che lui avrà delle difficoltà, cioè lui non sarà decisivo. Cioè loro pensano di aver acquistato un fuoriclasse, Higuain è un grande campione, ma non è un fuoriclasse. Max, ovviamente però tu per scrivere un libro del genere significa che sei ben consapevole del valore di Gonzalo Higuain. Al momento, come dire, i soldi non giocano e non vanno in campo. Al momento c'è l'attaccante più forte in circolazione che va a giocare con la squadra più forte in circolazione in Italia e c'è un Napoli che adesso si deve barcamenare per spendere nel migliore dei modi questi 90 milioni, questi 100 milioni. Come dire, la differenza in realtà c'è al momento, come dire, forse i tifosi fanno bene ad essere delusi. Ma dipende sempre dalle aspettative, secondo me. Il Borussia Dortmund quest'anno, che è una squadra titolata, cioè ha venduto Hummels, ha venduto Mkhitaryan, ha venduto Gundogan. Il Napoli è una squadra che di fronte a un'offerta di quasi 100 milioni per un calciatore di 29 anni, a parte che c'è la clausola rescissoria, ma comunque fa un affare. Adesso io non so se il Napoli riesca a prendere Icardi, ma prendere Icardi anche a 50 milioni di euro, che è praticamente quasi la metà, un calciatore che ha 23 anni, beh, secondo me il Napoli fa un affare, fa un cambio di centravanti. Higuain è un po' più forte sicuramente di Icardi, ma Icardi molto più forte, non lo so. È più forte, ma non lo so se è molto più forte. E qui mi leggo io, perché ti voglio fare due domande. La prima è perché tu lo consideri un non fuoriclasse. E la seconda è come la vedi la partita Napoli-Juve con Higuain in campo. Allora, Napoli-Juve, non vorrei stare nei panni di Higuain. Adesso non so se lui poi, non sappiamo perché si giocherà quando, a marzo, ad aprile, quindi non sappiamo in primavera. Bisogna vedere pure come siamo, se ci sarà ancora una competizione in classifica o se non ci sarà. Comunque non sarà una partita semplice per Higuain. E a tal proposito vorrei dire che molti juventini già si stanno ponendo la domanda, perché poi non è che i tifosi della Juventus non sono così contenti di sacrificare Pogba per Higuain, perché noi pensiamo sempre ai tifosi del Napoli, ma è un'operazione
che non è stata compresa nemmeno dai tifosi della Juventus questa. La prima domanda qual era invece? Perché su... non lo consideri un fuoriclasse? Perché lui ha fallito in momenti importanti, cioè la finale del campionato del mondo lui se la porta sulla coscienza, ha sbagliato un gol, in Argentina se lo ricordano, la finale di Coppa America sbagliò il rigore, anche quest'anno nella finale di Coppa America contro il Cile ha sbagliato un gol davanti alla porta, è un grande campione, è un emotivo, cioè lui secondo me non è napoletano ma non è nemmeno juventino fino in fondo e quindi ha avuto problemi un po', Napoli era la sua piazza per certi versi, però non è una piazza in cui non vince. Ma la Juventus li prendono i giocatori così, come dire, spietati, freddi, o ci diventano? Bella domanda. Ma se riescono a cambiare Higuain sono più forti del Real Madrid, perché nemmeno il Real Madrid ha cambiato Higuain. Quindi se riescono a cambiare Higuain vuol dire che sono forti. Ma la Juventus non tutti gli acquisti l'ha indovinati, che poi noi ricordiamo gli acquisti imbroccati, ma ha speso anche... adesso non è che Higuain sarà un fallimento alla Juventus, per carità, secondo me segnerà gol, segnerà una trentina di gol. Il punto è vedere quali gol riuscirà a segnare. Non è un ambiente facile, è quello della Juventus. Cioè lui guadagna più del doppio di Bonucci, Chiellini, Marchisio, quasi il doppio di Buffon... deve reggere una pressione mentale, non so se lui è in grado di farlo. Però comunque ci sono delle differenze fra Higuain e i giocatori appunto che citavi. Per esempio Buffon è un giocatore che va sul tramonto della carriera e quindi magari non avrà pretese. Lo stesso Dybala, che è il principale antagonista fra virgolette in attacco, è un giocatore in rampa di lancio, consapevole del fatto che Higuain è un fenomeno rispetto a lui, che lui lo diventerà e che quindi è giusto magari che guadagni abbastanza meno, molto meno rispetto a Higuain. Questo può darsi. Poi secondo me non è un caso che Higuain ha giocato la sua miglior stagione a Napoli, sia perché c'era Sarri, ma sia perché nessuno si aspettava nulla, né da lui né dal Napoli. Nelle prime due stagioni, invece, cioè Higuain è anche quello che ha sbagliato il gol decisivo della qualificazione a Dortmund, è anche quello che ha tirato alto il rigore con la Lazio, è anche quello che si è mangiato il gol col Dnipro. Cioè una cosa è giocare a pallone, è una cosa è dover segnare per vincere, sono due sport completamente diversi, cioè giocare bene e dover vincere sono due sport diversi. Per carità, Higuain è forte, ripeto, è un campione, però finora non ha dimostrato di essere in grado di reggere quelle tensioni, e non parlo del Napoli ma parlo del Real Madrid, magari adesso è maturato e lo farà, vedremo. Però poi pensiamo anche a noi, nel senso, poi Higuain farà la sua vita alla Juventus, noi avremo la nostra vita e secondo me non sarà una vita di Serie B. Più di 90 milioni di euro di motivi, ma sempre in tema di viaggi nel tempo, tra un anno tu credi sarebbe possibile scrivere, o magari di più, un libro del genere su un calciatore come Mauro Icardi? Perché prima Vincenzo ti poneva la domanda sulle differenze tra i due, quando lui ha detto Higuain è molto più forte, ti ho visto storcere il naso, magari perché chi lo sa, Higuain a 23 anni potenzialmente poteva somigliare a Mauro Icardi o per qualche altro motivo? Allora, tecnica pura, Higuain è più forte di Icardi, cioè Higuain è un calciatore straordinario. Icardi comunque non ha un piede grezzo, cioè Icardi è un bel giocatore, è uno che comunque in aria ogni tre palloni uno lo mette dentro, cioè quest'anno con l'Inter che ha giocato abbastanza male ha segnato 16 gol. È chiaro che adesso dobbiamo vedere come... Sentiti poi fra l'altro, volevo farvi notare questa cosa e poi andiamo in pubblicità, Max. Praticamente Gonzalo Higuain per segnare 36 gol ha dovuto calciare più di 80 volte in porta, Icardi è riuscito a segnare 16 volte con soli 26 tentativi. Infatti c'è una percentuale realizzativa... Questo depone a favore di Icardi. Ovviamente i sogni sono due, che venga Icardi, perché secondo me è il miglior centravanti sulla piazza, e il secondo è fare un libro, Icardi Febbre 37, sarebbe fantastico. Perfetto, allora noi ci fermiamo per qualche minuto, restate con noi qui con Di Maro Live. Ah!
Camerette belle. Scusi, ma io volevo il cocco. Signora cara, il cocco è antico. Senta bene cosa dico. Quest'estate niente fette, meglio Mondo Camerette. Costa tutto la metà. L'interesse? Non ci sta. Da Mondo Camerette solo a luglio c'è il 50% di sconto sull'acquisto delle camerette nuove e il finanziamento è senza interessi. Mondo Camerette, quello che vuoi tu. Ragazzi felici, genitori. Dal 1894 sappiamo cosa vuoi di più dalla vita. Un lucano. Dal 1904 produciamo olio extravergine di oliva, fedele alla nostra terra, fedele ai nostri valori, fedele ad una qualità costante, fedele alla tradizione, ma con lo sguardo verso il futuro. Il nostro olio non tradisce, mai. Olio Basso, dal 1904, fedele nel gusto. Eccoci e ben ritrovati con Di Maro Live, canale 611 del digitale terrestre. Un'incursione degna di Mare Kamsik. Antonio Corbo davanti alle nostre telecamere, il giornalista firma storica della Repubblica, per commentare insieme Higuaín Dica 36, fenomenologia del Pipita, il libro dedicato a questa grande cavalcata, scritto da Massimiliano Gallo e dalla redazione del Napolista, appunto, dicevo, dedicato alla cavalcata di Gonzalo Higuaín fino ad arrivare al record di tutti i tempi. Una cavalcata che, per usare un linguaggio di cavalli e di trotto, finisce in ambio.
perché quando si sbaglia l'andatura in corsa ci sono delle cose spiacevoli, secondo me, che non fanno bene né a Higuain né al calcio, per chi lo segue con passione e crede nei valori, nella realtà. E io dico due cose che mi sembrano abbastanza banali, anche se segrete. La prima, lui ha parlato al telefono con l'allenatore, quello che abbracciò, quello che dopo il terzo gol fantastico portò in delirio lo stadio, e quindi c'è stato questo abbraccio incredibile. Lui schiodò il suo allenatore dalla panchina, grande affetto, esaltazione dell'amicizia, un inno alla collaborazione tra i due. Gli ha telefonato nei giorni scorsi per dire: se non ci sono novità e non si conclude alcuna trattativa, io il 25 vengo disciplinatamente, regolarmente in ritiro. Lui aveva già firmato per la Juve da 3-4 giorni, e questo è un fatto che mi sembra sgradevole. Il secondo, il rituale anche tra amici. Il secondo elemento, che vedo che nel calcio i contratti, anche se con una foresta di regole e di clausole, come sono i contratti del Napoli, valgono poco o nulla. Eh beh, in realtà c'è proprio questa, è quasi come se il contratto in questo caso volesse ad arrivare a questo epilogo, no? Perché c'è questa particolarità delle clausole del presidente De Laurentiis: quelle fatte in Spagna servono a trattenere i giocatori, quelle fatte dal presidente De Laurentiis sono un unicum e servono quasi a spianare la strada per la partenza, quindi è quasi come se fosse, come dire, il naturale corso degli eventi. Tra l'altro viene fissata una cifra sempre molto alta. Non dimentichiamo che quando fu fissata questa cifra non la valeva Higuain, che tornava in pezzi. Oggi no, con tutte le cifre che si sentono nel giro del calcio europeo, almeno questa qui eleva il calcio italiano da quarta o quinta potenza europea ad una potenza che da un punto di vista commerciale riesce a toccare questi picchi, però umilia un po' gli altri e certamente deprime certe tifoserie, in particolare quella napoletana, che vedo più avvilita che nostalgica. Antonio, sappiamo che devi essere microfonato a breve, però volevamo chiederti anche, in ultima analisi parlavamo di quello che sarà forse il sostituto di Gonzalo Higuain. Massimiliano Gallo si esprimeva già, come dire, metaforicamente, chiedeva, sperava di poter scrivere un giorno Icardi febbre a 37. Icardi può essere un'ottima soluzione, però io non sottovaluto Gabbiadini come partner, e sono sicuro che il capolavoro di Sarri sarà quello di integrare proprio Gabbiadini, questo, quello che in Argentina chiamerebbero il puntero triste, e rendere felice anche Gabbiadini. Perfetto, grazie Antonio, applausi per la firma storica della Repubblica. Possiamo riavvicinarci di nuovo Massimiliano, perché parlavamo appunto di quella che è la speranza di avere Maurizio Icardi, che forse sembra come dire, la via di mezzo fra Tevez e Higuain. Maurizio Icardi è quello che sparava da piccolo agli animali, li catturava, come dire, non è sicuramente il bambino viziato che poteva essere Gonzalo Higuain, però non è nemmeno l'ombre del pueblo come potrebbe essere invece Carlitos Tevez. E poi attorno a Maurizio Icardi c'è questa mina vagante chiamata Vandanara. Sì, un calciatore, lui è nato a Rosario, se non ricordo male, è cresciuto nel Barcellona. In realtà lui fu bocciato da Guardiola, probabilmente per motivi caratteriali, e Guardiola diede il via alla sua cessione alla Sampdoria, dove cominciò a fare subito molto bene. Ricordiamo che la Sampdoria vinse in casa della Juventus, allo Juventus Stadium, 2-1 in 10 contro 11, con doppietta di Icardi. La Juventus era in vantaggio per 1-0. È un calciatore dalle sicure doti tecniche, anche secondo me caratteriali. In più, certo, mediaticamente ha fatto breccia per il suo rapporto con Vandanara, per la rottura, diciamo, tra Vandanara e Maxi Lopez, per la relazione con lui, quindi è un calciatore che anche mediaticamente ha una sua forza. Secondo me anche questo è importante, cioè Napoli ha bisogno di una scossa sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista mediatico, perché comunque la partenza di Higuain alla Juventus sicuramente ha avvilito e depresso l'ambiente, cioè serve un acquisto che, come dire, restituisca brio, vitalità e anche speranza
al Napoli e ai tifosi del Napoli. Da questo punto di vista, secondo me, Icardi è l'ideale. Anche perché Icardi ha segnato, da quando è in Italia, 6 gol alla Juventus, è sì, la squadra a cui ha segnato di più. Avere di fronte il calciatore che sia una bella, l'autentica bestia nera, non sarebbe male. Altro giocatore che la Juventus segna spesso, approfitto dell'assist di Antonio Corbo, è Manolo Gabbiadini. Abbiamo parlato di Icardi, febbre a 37. La partenza di Higuain verso altri lidi forse rende proprio Gabbiadini il più felice? No, mi hanno fatto piacere gli applausi del pubblico, perché considerano Gabbiadini. Gabbiadini è un calciatore che quest'anno ha avuto un po' di difficoltà, perché ovviamente è stato chiuso da Higuain. È un anomalo Gabbiadini, è un calciatore forte, un tiro straordinario. Adesso non vorrei sembrare blasfemo, ma per certi versi, per il tiro secco, può ricordare persino Gigi Riva, ovviamente parliamo di livelli sideralmente diversi. E Gabbiadini è un anomalo, e quanto tale non è riuscito nelle sue squadre, anche nella Sampdoria alla fine è stato discusso, era della Juve, la Juventus lo ha ceduto, è un calciatore che non è riuscito a trovare un suo posto. Io non credo che il Napoli possa puntare su di lui come primo attaccante. Se lui avrà la pazienza di fare anche la riserva di Icardi, se viene Icardi, bene, altrimenti secondo me dovremo prepararci a una cessione di Gabbiadini, che è valutato molto bene sia in Italia che all'estero, cioè potrebbe portare bei soldini nelle casse del Napoli. Beh, nonostante sembra... Che nonostante manca, che sì, sembri che l'accordo verbale per l'ingaggio di Icardi sia già avvenuto, perché si parla di un ingaggio tra i 5 e i 5,5 milioni di euro, e un accordo verbale sempre per quanto riguarda, che sembra essere per quanto riguarda i diritti d'immagine, del 50% per parte, e forse una clausola anche qui di 90 milioni di euro, sempre è un ingaggio che va per ora dai 40 ai 42 milioni e potrebbe addirittura arrivare, secondo il presidente, a 55 milioni. Secondo te questo ingaggio non parte già, oltre l'ingaggio, anche come devo dire, il prezzo del cartellino non parte troppo elevato, nonostante Icardi sia comunque un buon giocatore, però è un prezzo esoso? Ma qui bisogna mettersi d'accordo, perché l'accusa che si muove più spesso a De Laurentiis è quella di essere, diciamo, spilorcio, quindi di non cacciare i soldi. Nel momento in cui lui è disposto anche a versare una somma ingente come oltre 50 milioni di euro, ci si pone la domanda opposta. De Laurentiis dà il meglio di sé quando è in difficoltà. Cioè, quando partì Cavani, lui andò a prendere Benitez, andò a prendere Higuain, andò a prendere Callejon, Reina, Mertens. Secondo me adesso serve un acquisto, e serve un acquisto importante. 5 milioni in più, 10 milioni in più, non, secondo me in questo momento non fanno la differenza. Io sono partita con un nonostante, perché nonostante questo, è successo questo, si sta ancora guardando ad altri giocatori come la Cazette, che qui mi verrebbe una battuta, partire con un nome del genere non promette molto bene. E poi ancora si guarda Bacca, Milik, si guardano a diversi giocatori. Perché secondo te, nonostante comunque ci siano degli accordi verbali per Icardi? Vabbè, perché nel calcio può cambiare tutto di ora in ora. Noi abbiamo, il Napoli ha degli accordi con Icardi, bisogna anche parlare con l'Inter, bisogna vedere se Icardi o i manager di Icardi non stanno facendo una corsa al rialzo magari per riuscire a chiudere invece un aumento con l'Inter. Cioè, le strade del calciomercato sono strade pericolose, infinite, irte di difficoltà. La Cazette è un bel giocatore che però ha giocato solo in Francia, del Lione, dove c'è un presidente con cui è molto difficile trattare. Bacca è un altro bel giocatore che ha una percentuale realizzativa simile a quella altissima, simile a quella di Icardi, però ha 6 anni più di Icardi. Icardi resta secondo me l'uomo migliore per me per sostituire Higuain. Invece infinita non è la pubblicità, dobbiamo solo aspettare 5 minuti per poi ritrovarci qui con l'ultimo blocco di Di Maro Live. Restate con noi. Dal 1904 produciamo olio extravergine di oliva, fedele alla nostra terra,
Fedele ai nostri valori. Fedele ad una qualità costante. Fedele alla tradizione, ma con lo sguardo verso il futuro. Il nostro olio non tradisce. Mai. Olio Basso, dal 1904, fedele nel gusto. Camerette, camerette belle! Scusi, ma io volevo il cocco! Signora cara, il cocco è antico! Senta bene cosa dico! Quest'estate niente fette, meglio Mondo Camerette! Costa tutto la metà! L'interesse? Non ci sta! Da Mondo Camerette, solo a luglio, c'è il 50% di sconto sull'acquisto delle camerette nuove e il finanziamento è senza interessi! Mondo Camerette, quello che vuoi tu! Ragazzi felici, genitori! Dal 1894 sappiamo cosa vuoi di più dalla vita. Un lucano. Media News, congressi e service, ideazione e organizzazione, location, faculty, accommodation, crediti ECM, video e live streaming, regia multicamera, riprese video in HD. Live streaming dalle sale operatorie e dalla location congressuale. Servizi giornalistici multilingue. Formazione innovativa. Video interattivi. Progettazione e realizzazione di format cross-mediali. E-learning. Chiamateci per una consulenza gratuita. Rod Media News. Sviluppiamo business insieme. Sono davvero tantissimi. Vomitors. Collezionali tutti. Vomitors. In edicola da Jump Toys. Rientriamo qui sul palco in Piazza Madonna della Pace qui a Di Maro per l'ultimo blocco di Di Maro Live nella sua edizione serale. Siamo in compagnia di Massimiliano Gallo, direttore del Napolista, nonché autore del libro Higuaín Dica 36, il libro che ha ripercorso appunto tutta l'epopea di Gonzalo Higuaín, epopea che sembra terminare. Ci stavamo interrogando sui nomi dei sostituti, abbiamo parlato di Icardi, abbiamo parlato di prospettive esotiche, la Gazzetta, un giocatore di grandi prospettive.
definitiva. Carlos Bacca, un giocatore quasi come Icardi, solo un po' più vecchio, però di grande, come dire, potremmo dire un usato garantito. C'era questa opzione Tevez che forse potrebbe essere intrigante per alcuni aspetti. Tevez sarebbe una ripicca alla Juventus, sarebbe un ombre del pueblo, sarebbe un giocatore che ha segnato ovunque ha giocato, si è adattato molto rapidamente a tutti gli schemi tattici, sarebbe quasi un palliativo, una soluzione temporanea adatta finché, come ha detto il presidente De Laurentiis, il trucco sta nel prendere il nuovo Higuain prima che diventi il nuovo Higuain. Beh, Tevez sarebbe una bella mossa accanto ai Icardi, è un trascinatore, secondo me Napoli impazzirebbe per Tevez. La vedo un'opzione difficile, non so se Tevez torna dall'Argentina, dal Boca per Napoli, non so bene quanto guadagni, quanto chieda, perché comunque la Juventus guadagnava tanto. Sicuramente secondo me il San Paolo impazzirebbe, cioè Icardi, Tevez, Napoli potrebbe presto dimenticare Higuain. Assolutamente, fin dalla prima giornata. Io volevo chiedere a Massimiliano, tornando al libro, che ruolo avrebbe dato, che ruolo darebbe a Nicolas Higuain in questo processo, in questa storia, in questa farsa, se così vogliamo chiamarla. Il ruolo di Nicolas Higuain quale sarebbe? Ma secondo me lui non ha un ruolo. Io non ho mai creduto, ma credo che nessuno ha mai creduto, che Nicolas ha parlato perché Gonzalo Higuain gli ha detto di parlare, cioè ha fatto il suo lavoro di manager, di agente, di procuratore di Higuain, del fratello. Quindi lui, nel momento in cui rilascia quelle interviste, la rilascia in Argentina, si fa intervistare a radio, che era una radio napoletana, per dire, per lanciare un attacco ben preciso a De Laurentiis e al Napoli, aveva deciso di rompere. Secondo me loro non si aspettavano, cioè loro si aspettavano di fare pressioni su De Laurentiis, perché non credevano che nessuno poi alla fine avrebbe pagato la clausola. E invece poi la Juventus l'ha pagata, ma comunque io penso che, come tutti i procuratori, agiscono perché sono d'accordo con l'assistito, in questo caso sono anche fratelli. Higuain aveva deciso evidentemente di andarsene e se n'è andato. Amen, per buona pace appunto di tutti i tifosi. Un'altra prospettiva secondo me interessante, Max, parlavamo a telecamere spente, dicevi Icardi non ti convince. Sì, non mi convince perché in realtà con un capitale del genere il Napoli avrebbe l'occasione finalmente di rifondare davvero la squadra. Tralasciando Tevez, c'è Nicola Kalinic, che è un bomber che è riuscito a segnare parecchi gol, soprattutto nella prima parte del campionato. L'anno scorso, comprando Nicola Kalinic e comprando due centrocampisti di grandissimo livello, probabilmente veramente riusciresti a sistemare la squadra, come ha detto lo stesso presidente, per 5 anni da qui in avanti. Io innanzitutto non sono così pessimista sul Napoli, cioè il Napoli non la ritengo una squadra da rifondare. Noi siamo arrivati secondi in campionato, siamo stati campioni d'inverno, abbiamo lottato per lo scudetto, perdendo con una Juve che partiva però da 14 punti in arretrato. La Juve ha fatto un campionato straordinario, il Napoli, esatto, credo che abbia battuto ogni record quest'anno, cioè ha battuto tanti record della storia del calcio che Napoli. Punti. Kalinic è un buon giocatore, però non è un attaccante da 20-25 gol, come ha dimostrato anche nella Fiorentina. È un bel giocatore, sicuramente, sa giocare a calcio, torna, sa interagire col centrocampo, è un Higuain dal punto di vista, ma non, come dire, di rapporto col gioco di squadra, però non è un Higuain sotto porta. Noi, secondo me, abbiamo bisogno di un attaccante che segni, e Icardi è un attaccante che segni, e comunque abbiamo anche margini per comprare uno o due centrocampisti. Beh, riallacciandomi al discorso di Vincenzo, il nostro presidente ha sempre fatto degli acquisti a basso costo, puntando su invece acquisti più consistenti. Secondo te, anche se durante la conferenza stampa ha dichiarato di non voler puntare allo scudetto, secondo te invece vuole puntare allo scudetto? Ma la domanda da un milione di dollari, da 90 milioni. Lo ha anche detto, in realtà il suo obiettivo è avere una squadra ai vertici che possa arrivare terzo, secondo, possa stare in Champions, che ha i bilanci in attivo, e poi se capita l'anno buono puntare allo scudetto. Cioè non è un presidente, ma tutti i presidenti moderni non sono presidenti che si svenano, cioè non rischiano la bancarotta. Ma l'ultimo che ha rischiato la bancarotta è stato Franco Sensi, anzi penso che ci è arrivato, e poi Moratti.
però poi dopo l'Inter non ha più vinto niente. Lo stesso Toir non mi pare che abbia fatto sfracelli, della Valle alla Fiorentina. Per quanto ha fatto in America, forse all'Inter è andata anche abbastanza bene, perché Toir è quello che ha fatto fallire una franchigia della NBA, ha fatto fallire una squadra della NBA che ha un fatturato mille volte superiore a quello delle squadre di calcio italiano, almeno la maggior parte. Quindi già il fatto che Toir non abbia fatto fallire l'Inter per me è un grandissimo risultato. Cioè, io credo che, almeno io da tifoso, in questi anni mi sto divertendo. Cioè, questa angoscia, cioè, chiaro che vogliamo vincere lo scudetto, ma lo scudetto a Napoli l'abbiamo vinto con una squadra straordinaria e con il più grande campione di tutti i tempi, cioè non è un'impresa semplice, questo è un Napoli forte. Io tutto questo pessimismo nei confronti del Napoli stento a capirlo. Certo, il presidente a volte ha dei modi sicuramente sopra le righe, non è un simpatico, ecco, diciamo così, non è uno che riesce ad accattivarsi la folla. Però, francamente, criticare questo Napoli mi sembra lunare. Va bene, grazie mille Massimiliano Gallo, siamo grazie in chiusura purtroppo. Grazie anche a te Francesco Monaco per essere stato con noi, grazie a te Erika, un applauso chiederei per la bellezza della nostra Erika. Per ora è tutto, ci fermiamo, ci troviamo di nuovo puntuali alle 10 all'esterno del campo di calciato. Restate con noi di Maro Live, 611 Digitale Terrestre e 5611 della piattaforma di Sky. Buonanotte.